Yashodhanandana Brajadhanarandana Damunati Ravannachari Damunati Ravannachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Allora, oggi è l'apparizione della Radha Kunda, un luogo molto sacro per i Vaishnava, soprattutto per i Brahma, per la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, che è la catena discipliga a cui apparteniamo. È un luogo speciale che si trova nei pressi di Vrindavana, a Vrajadama. Vrindavana è la replica non materiale, è la replica esatta della Goloka Vrindavana che si trova nel mondo spirituale. In realtà è l'espansione di questa stessa Goloka Vrindavana, visibile però anche sulla terra. Naturalmente questa Vrindavana è visibile soltanto a coloro che hanno gli occhi spalmati col balsamo dell'amore per Dio, premanjana churita bhakti vilocane. Se una persona non è un devoto non può vedere veramente, soprattutto se non è un devoto realizzato, completamente realizzato, non può veramente vedere Vrindavana così com'è. È necessaria della realizzazione. Comunque, oggi leggeremo qualcosa riguardo questa sacra apparizione, l'apparizione del Radha Kunda. Radha Kunda, Kunda significa lago, e Radha è l'energia interna di Krishna, la personificazione dell'energia interna di piacere di Krishna, Radhadani. Radha deriva dal verbo, un verbo sanscrito che significa adorare, colei che è la più grande adoratrice di Shri Krishna. Allora, leggiamo un articolo di Amala Bhaktadasa riguardante l'apparizione del Radha Kunda. Perché i devoti di Radha e Krishna considerano questo laghetto il luogo più sacro di tutto l'universo. Questo estratto si basa sul commento al verso del decimo canto dello Srimad Bhagavatam, il verso numero 16 del 36esimo capitolo, di Śrīla Viśvanatha Cakravarti Thakura. Al crepuscolo, in un prato vicino alla collina Govardhan, il demone Aristasura aveva assunto la forma di un toro e, seguendo gli ordini del re Kamsa, aveva cercato di uccidere Shri Krishna. Invece, il Signore aveva ucciso lui. Poco prima di essere attaccato, Krishna stava parlando con le sue amiche, le gopi di Vrindavana, che avevano provato un forte spavento per il rabbioso muggito del demone. Quindi dobbiamo immaginare, quindi siamo a Vrindavana e appare questo demone toro, molto grande. Nel libro di Krishna è scritto che era un demone così grande che toccava con la sua coda il cielo, sfiorava le nuvole con la sua coda, addirittura per la grandezza, per l'enorme grandezza. Krishna, passeggiando, si avvicinò a loro, pronto ad iniziare la danza rasa, durante la quale le ragazze formavano un cerchio. Krishna prodigiosamente riproduceva il suo corpo fra ogni coppia di ragazze, e tutti insieme, estaticamente, danzavano e danzavano. Le gopi, ora libere dalla paura di Aristasura, erano in uno stato d'animo giocoso e scherzoso.
quando Krishna cercò di mettere un braccio intorno alle spalle di una di loro, lei trasalì e indietreggiò dicendo: «Penso che ora non toccherai nessuna di noi ora». Krishna sorrise: «Oh, e perché no? Ebbene, tu hai appena ucciso un toro e per le scritture un toro è sacro come una mucca». «Vero, ma quel toro in realtà era un demone», dice Krishna. «Non importa», disse un'altra ragazza. «Egli aveva tuttavia un corpo di toro e così uccidendolo hai commesso un terribile peccato». «Davvero», sorrise Krishna, continuando a scherzare con loro. «Certamente, e ora sei contaminato». «Che cosa terribile», disse Krishna con un'espressione seria. «Cosa dovrei fare allora?» «Dovresti espiare il tuo peccato», disse una terza gopi. «Espiare?» chiese inarcando le sopracciglia. Tutte annuirono fermamente, mentre avevano voglia di ridere e cercavano di trattenersi. «Ma come?» la prima gopi disse. «Io penso che dovresti immergerti in tutti i fiumi sacri del mondo». E le altre gopi annuirono. «In tutti i fiumi?» chiese Krishna. «Sì», ridacchiarono le ragazze, «in tutti. Ma ci vorrebbe troppo tempo. Io ho un'idea migliore». «Quale?» chiesero. «Invece io porterò qui tutti i fiumi». «Come puoi farlo?» chiese scettica la seconda gopi. «Guarda». Krishna volse loro le spalle e con il suo tallone fece un buco nel terreno. Poi ordinò: «O fiumi sacri, per favore, venite qui immediatamente». In pochi secondi le personificazioni di tutti i fiumi sacri apparvero lì in piedi, con le mani giunte e la testa china. Gli uomini erano a petto nudo, ma vestiti con ricchi doti, mentre le donne indossavano lussuosi sari. Krishna si rivolse alle gopi. «Vedete, sono tutti qui». Le ragazze, sebbene fossero sbalordite, lo schernirono. «Noi non vediamo nessuno». Allora Krishna disse ai fiumi: «Per favore, volete presentarvi?» Ogni fiume disse il proprio nome: Ganga, Jamuna, Sarasvati, Sarayu, Sona, Sindhu. Ci sono molti fiumi sacri in India. E questi sono alcuni dei fiumi più sacri in assoluto: la Ganga, il Gange, la Yamuna, la Sarasvati. La Sarasvati non è più visibile, poi ce ne sono molti altri, c'è anche la Kaveri, il Krishna, il Godavari. Le gopi si guardarono l'un l'altra dubbiose. Quelle persone erano davvero quei fiumi? Poi il buco che Krishna aveva fatto con il suo tallone improvvisamente si allargò in una grande cavità e le personificazioni di tutti i fiumi vi entrarono felicemente, manifestando ognuno la propria forma d'acqua. Ora era un laghetto sacro, bello e invitante. Krishna vi entrò e si bagnò fino al collo. Immerse la testa varie volte e poi uscì asciugandosi con le mani il corpo oscuro luccicante. «Bene, ora sono completamente purificato», egli sorrise. «Non dovete più temere». Le ragazze ridacchiarono sapendo che comunque non dovevano più preoccuparsi. «Ma guardate», disse Krishna ironicamente affabile indicandole. «Cosa vuoi dire?» chiesero alcune. «Tutte voi siete contaminate». «Noi?» risposero alcune incredule. «Sì, voi, voi!» «No, noi non abbiamo toccato il toro», disse la seconda ragazza. «Tu l'hai fatto!» «Vero, ma voi non avete mai compiuto nessuna attività religiosa per il piacere del signore Brahma, e ciò vi rende impure». Allora la favorita di Krishna, Shrimati Radharani, si girò verso le sue amiche dicendo: «Va bene, se siamo impure ci purificheremo». «Come?» chiese la terza gopi. «Io farò un laghetto anche migliore di quello di Krishna e ci bagneremo tutte lì». «Ma dove?» chiese la seconda gopi. «Seguitemi». Seguita da Krishna, Radharani, sicura di sé, portò le sue amiche poco lontano da lì. Esse notarono che gli zoccoli di Aristasura avevano scavato un fosso poco profondo, proprio ad ovest del laghetto di Krishna. E Radharani decise di farci il suo laghetto. «Incominciamo a scavare», disse alle sue amiche. Esse si chinarono e cominciarono a prendere zolle di terra soffice e a metterle da una parte. Dopo un'ora soltanto avevano scavato una grande cavità.
Krishna era stupefatto dalla rapidità con cui avevano scavato. Quando le gopi ne uscirono, il Signore generosamente disse loro: «Potete riempire questa cavità con l'acqua sacra del mio laghetto». «Del tuo laghetto», chiese Radharani con sussiego. «Sì, perché no? Perché il tuo è contaminato. Quando ti sei immerso vi hai lasciato il peccato di aver ucciso il toro. Io non lo voglio nel mio laghetto». Krishna scoppiò in una sonora risata. «Allora da dove prenderete l'acqua sacra?» «Dal lago Manasi Ganga, che è qui vicino». Infatti ancora tutt'oggi questo lago è vicino al lago della Radhakunda, Manasi Ganga. «Ne porteremo qui molti recipienti pieni». Krishna si ricordò che un po' di tempo prima egli aveva meditato sul sacro fiume Gange, che era ad una considerevole distanza da Vrindavana, e per miracolo l'aveva fatto apparire lì sotto forma di lago. Per questo fu chiamato Manasi Ganga, il Gange creato dalla mente di Krishna, perciò Manasi Ganga. Ma ora Krishna voleva risparmiare a Radharani e alle sue amiche la dura fatica di trasportare migliaia di secchi d'acqua da là fino a lì. Allora fece un cenno al suo laghetto, da cui subito emerse un rappresentante di tutti i fiumi sacri. Questi giunse le mani e con le lacrime agli occhi chinò la testa fino a terra davanti a Radharani e con devozione rivolse delle preghiere. L'atteggiamento scherzoso di Radharani diventò serio. Si rese conto che stava rivolgendosi a lei per un motivo sacro. Stando in ginocchio, il rappresentante dei fiumi sacri disse: «O Dea, anche coloro che conoscono bene le scritture, come Brahma e Shiva, non possono capire le tue glorie. Questo è possibile solo a Krishna, che è lo scopo più elevato di tutti gli sforzi umani. Perciò egli vuole essere sicuro che quando sarai affaticata possa toglierti di dosso il sudore. Ciò lo renderebbe molto felice». Radharani dette a Krishna un'occhiata piena di gratitudine e poi rivolse nuovamente la sua attenzione al rappresentante dei fiumi. «Appena Krishna ce l'ha ordinato, siamo venuti qui a vivere nel suo bellissimo laghetto. Ma noi tutti abbiamo un desiderio che potrà essere soddisfatto soltanto se tu sarai soddisfatta di noi». Radharani gentilmente chiese: «Sì, e qual è?» «Noi desideriamo venire nel tuo laghetto, perché solo allora le nostre vite saranno coronate dal successo». Con un grazioso sorriso, Radharani rispose: «Va bene, per favore entrateci». Le sue amiche annuirono, sentendosi immensamente felici. In quel momento, tutti i fiumi sacri del laghetto di Krishna ruppero gli argini di terra nerastra e subito fluirono nel laghetto di Radharani, colmandolo. Questo spostamento provocò un rumore simile a quello di un fiume in piena durante una forte tempesta di pioggia. Poiché a Radharani piacque molto vedere questo, Krishna, parlando seriamente, disse: «Mia cara Radharani, desidero che il tuo laghetto diventi più famoso del mio. Verrò sempre a fare il bagno qui e a divertirmi con i giochi d'acqua. In verità questo laghetto è caro a me quanto a te». Radharani ne rimase profondamente commossa e rispose: «Anch'io e le mie amiche verremo a fare il bagno nel tuo laghetto, anche se ucciderai centinaia di Aristasura. E chiunque si bagnerà nel mio laghetto con intensa devozione o si fermerà sulle sue sponde, sicuramente mi diventerà molto caro». «E sarà caro anche a me», aggiunse Krishna, «e io gli darò certamente le mie benedizioni». Quando l'oscurità li avvolse, Krishna e le gopi formarono un cerchio ed iniziarono una danza rasa. Krishna somigliava a una nuvola carica di pioggia e Radharani al bagliore del lampo. Mentre danzavano, venivano completamente sommersi da una luminosità, da una luminosa felicità trascendentale. Da quella notte in poi il laghetto Kunda di Radharani sarebbe stato chiamato Radhakunda e quello di Krishna Shyama Kunda. E chiunque si bagni anche una sola volta nel suo laghetto o faccia servizio devozionale sulle sue sponde per misericordia di Radharani svilupperà puro amore per Krishna. Questo amore culminerà in una ininterrotta estasi divina
e perciò Radhakunda è diventato famoso come il luogo di pellegrinaggio più elevato del mondo. Per questa ragione un numero infinito di pellegrini viaggiano per molti chilometri solo per bagnarsi nelle sue acque sacre, da cui ricevono elevazione spirituale. Hare Krishna. Questa è la storia del Radhakunda, che si trova ai piedi della collina Govardhana. È un altro, la collina Govardhana è la collina che fu sollevata da Krishna con la sua mano sinistra, con il mignolo della mano sinistra. Ai piedi di questa collina c'è questo Radhakunda. E sia la collina Govardhana che Radhakunda sono dei luoghi speciali. Sulla collina Govardhana Krishna si divertiva con i pastorelli, ma anche con Radhadani. E Radhakunda è speciale perché abbiamo letto oggi la storia di questo Kunda, di questo lago. In realtà stiamo parlando di lila di Krishna molto intimi, molto molto elevati. È necessario un po' di realizzazioni per comprenderli. Però Srila Prabhupada cita l'importanza del Radhakunda anche nella Upadeshamrita, che è uno dei libri che Srila Prabhupada voleva si leggessero per primo. Bhagavad Gita, Upadeshamrita, il nettare delle istruzioni. Upadeshamrita o nettare delle istruzioni. Poi c'è la Shishopanishad e il nettare della devozione. Ce ne sono tre versi in particolare che parlano del Radhakunda, dell'importanza del Radhakunda. Io ne leggo solo uno, altrimenti diventa troppo lunga. C'è il verso numero 9 della Upadeshamrita, io leggo solo la traduzione e la spiegazione di Srila Prabhupada. Il luogo sacro conosciuto come Mathura è spiritualmente superiore a Vaikunta, il mondo trascendentale, perché è là che il Signore è apparso. Krishna è andato a Mathura, nella prigione di Kamsa, è apparso a Mathura nella prigione di Kamsa. Superiore a Mathura Puri è la foresta trascendentale di Vrindavana, dove si sono svolti i divertimenti della Rasa Lila di Krishna. Superiore alla foresta di Vrindavana è la collina Govardhana, che fu sollevata dalla mano divina di Sri Krishna e fu teatro di molti suoi giochi d'amore. Al di sopra di tutti questi luoghi si erge supremo il perfetto Sri Radhakunda, che è inondato dall'ambrosia e dal nettare dell'amore assoluto, prema, per il Signore di Gokula, Sri Krishna. Dov'è dunque la persona intelligente che non desidera servire questo divino Radhakunda che si trova ai piedi della collina Govardhana? E poi c'è la spiegazione di Srila Prabhupada. Il mondo spirituale costituisce i tre quarti dell'intera creazione di Dio, la persona suprema, e ne è la parte più elevata. Per sua natura il mondo spirituale è superiore al mondo materiale, però Mathura e la zona che la circonda, pur sembrando parte del mondo materiale, sono considerate superiori al mondo spirituale, perché Dio, la persona suprema, apparve personalmente a Mathura. Le foreste interne di Vrindavana sono considerate superiori a Mathura, per la presenza delle 12 foreste, Dvadasha Vana, tra cui Talavana, Madhuvana, Baulavana, che devono la loro fama ai vari divertimenti del Signore. Ci sono ancora presenti queste foreste sulla Vrindavana, visibile su questa terra. Così la foresta più interna di Vrindavana è considerata superiore a Mathura, ma superiore a questa foresta è la divina collina Govardhana, che Krishna sollevò come un ombrello, con la sua meravigliosa mano di loto, per proteggere i suoi compagni, gli abitanti di Vraja, dalle piogge torrenziali, mandate dal furioso Indra, il re degli esseri celesti. Sulla collina Govardhana Krishna porta a pascolo le mucche con i suoi amici, ed è lì che dà appuntamento alla sua adorata Sri Radha e si dedica con lei ai suoi divertimenti amorosi. Il Radhakunda, ai piedi della collina Govardhana, supera tutti questi luoghi, perché è inondato dall'amore per Krishna. I grandi devoti preferiscono vivere accanto a Radhakunda, perché questo luogo racchiude molti ricordi dell'eterno amore tra Krishna e Radharani, Rati Vilasa.
Nella Chaitanya Charitamrita Madhya Lila è detto che quando Sri Chaitanya Mahaprabhu visitò per la prima volta la zona di Vrajabhumi, non trovò subito il Radhakunda. Questo significa che Sri Chaitanya Mahaprabhu ne stava cercando l'esatta posizione. Finalmente trovò quel luogo sacro dove restava solo un piccolo stagno. Dopo essersi bagnato in quel minuscolo specchio d'acqua, rivelò ai suoi devoti che quello era il vero Radhakunda. Più tardi il lago fu riportato alla luce dai devoti di Sri Chaitanya, guidati dai sei Goswami, come Rupa e Raghunath Das. Attualmente il Radhakunda è un lago di una certa dimensione. Srila Rupa Goswami ha dato molta importanza al Radhakunda, perché Sri Chaitanya Mahaprabhu aveva fortemente desiderato ritrovarlo. Chi dunque vorrebbe lasciare il Radhakunda per stabilirsi altrove? Nessuna persona dotata di intelligenza trascendentale vorrebbe farlo. L'importanza del Radhakunda, però, non può essere compresa dalle altre Vaishnava Sampradaya. Né l'importanza spirituale e la natura divina del Radhakunda possono essere comprese dalle persone che non provano interesse per il servizio devozionale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo Radhakunda è adorato soprattutto dai Gaudiya Vaishnava, i seguaci del Signore Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna, Sri Radhakunda ki jai. Per poter comprendere, abbiamo letto alcuni divertimenti molto intimi di Sri Krishna e di Srimati Radharani. Questi divertimenti somigliano molto ai divertimenti, ad un'anima condizionata come noi, somigliano molto ai divertimenti che un ragazzo e una ragazza possono avere in questo mondo materiale. In realtà esiste un abisso, quindi, fra i divertimenti di Hare Krishna, i lila di Hare Krishna e la lussuria del mondo materiale. Hare Krishna non sono un ragazzo e una ragazza qualsiasi che si stanno incontrando a causa dei desideri materiali, a causa della lussuria. Lussuria significa kama, significa desideri materiali. Stiamo parlando di Krishna, la suprema personalità di Dio, e Radharani, che è la sua energia interna, la sua energia di piacere. Quando cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare è Radharani, che non è mai separata da Krishna. Radha, infatti si dice Radha Krishna, Radha Krishna, e si menziona sempre prima l'energia e poi la fonte dell'energia. Radha Krishna, Lakshmi Narayana, l'energia e la sua fonte sono sempre intimamente connessi, ma nello stesso tempo sono anche separati. Per poter comprendere questi, almeno avere... per poter comprendere questi divertimenti bisogna avere una realizzazione. Noi però possiamo almeno comprendere che non sono parte di questo mondo materiale, che vanno molto, ma molto, ma molto, molto al di là del mondo materiale. Possiamo comprendere almeno questo se almeno comprendiamo che anche noi, come anime spirituali, non facciamo parte di questo mondo materiale. Noi siamo tutti anime, esseri jiva buddha, esseri viventi, condizionati dalla materia, che non hanno niente a che fare con la materia. Noi non siamo questo corpo materiale che rivestiamo. Quando ci svegliamo la mattina cominciamo a dire tante cose: io sono questo, io faccio quest'altro, io vado di qui, io vado di là. Questo io, questo io è l'anima individuale. Noi siamo l'essere vivente che abita questo corpo. Infatti perciò diciamo la mia mano, la mia testa, i miei occhi, la mia bocca, il mio naso, diciamo così perché sappiamo che queste cose ci appartengono, sono presso di noi, ma non sono noi. Io non sono una mano, non sono la testa, non sono gli occhi. Se qualcuno dicesse io occhio, io mano, io naso, anche normalmente, se uno lo dice, uno lo guarda strano, dice, ma che significa io mano, io naso, io occhio?
perché tutti quanti in profondità, nella parte più profonda della loro coscienza, sanno di non essere questo corpo materiale, lo sanno, ma poiché hanno desiderato di venire in questo mondo materiale, che è il riflesso distorto del vero mondo, del mondo spirituale, vengono coperti da Maya, vengono coperti da un'altra energia di Krishna, Maya, l'energia materiale. Questa energia materiale copre e fa dimenticare chi è Krishna, fa dimenticare chi è Krishna e chi siamo noi, e ci fa identificare con qualcosa che non siamo, cioè la materia. Quando scendiamo nel mondo materiale, a causa di questa, del contatto con l'energia materiale, ma soprattutto a causa del desiderio di dimenticare Krishna, noi crediamo di essere materia. Ma il fatto di credere di essere materia non significa che noi veramente diventiamo materia, noi rimaniamo sempre anime spirituali pure, che non hanno niente a che vedere con la materia. Ci troviamo, come dicevamo prima, in un mondo che è l'esatto opposto, è riflesso, distorto del vero mondo, il mondo spirituale. Nel riflesso noi vediamo la realtà, ma capovolta e distorta. Infatti se vediamo un riflesso di un albero sul lago, vediamo che quest'albero è capovolto e nello stesso tempo questa immagine, soprattutto se ci sono delle onde, è anche distorta questa immagine. È il riflesso della vera realtà. Il riflesso dell'albero è il riflesso della vera realtà, che è l'albero. Così nel mondo materiale ci sono tutti i riflessi distorti di quello che succede nel vero mondo, che è il mondo spirituale. Nel mondo spirituale, anche nel mondo spirituale, nel mondo spirituale esiste il sesso, e poiché esiste nel mondo spirituale, qui c'è una manifestazione opposta e distorta di questa manifestazione. Quindi il sesso spirituale è completamente opposto al sesso materiale, che è contaminato dalla lussuria. Al momento, poiché siamo condizionati dalla materia, non possiamo comprendere, avere una realizzazione pratica di questo, però almeno intellettualmente dovrebbe essere compreso questo. Almeno intellettualmente dobbiamo sapere che qui esiste il sesso, perché nel mondo spirituale esiste la vera sessualità, il vero amore in realtà. Sesso nel mondo spirituale non significa lussuria. Qui invece è tutto contaminato dalla lussuria, che significa desideri materiali. Desideri materiali significa che io voglio gratificare i miei sensi. Penso di essere questo corpo e voglio gratificare i sensi di questo corpo perché penso di essere io. Questa è lussuria. Quindi sesso materiale, cerco un piacere personale distaccato dalla vera fonte del piacere, che è Krishna. Questa è lussuria. Nel mondo spirituale invece tutti cercano di dare piacere a Krishna. Questa è la differenza fra il mondo materiale e il mondo spirituale. Nel mondo spirituale non c'è egoismo, io sono al centro, io sono Dio. Naturalmente nel mondo materiale è questo che si pensa: io sono al centro, io sono Dio, e tutti quanti sono miei servitori e devono gratificare i miei sensi. Ma non è così, questa è un'illusione. Noi non siamo Dio. Krishna è Dio, la persona suprema, però ce lo siamo dimenticato. Quindi c'è questa grande differenza tra il mondo spirituale e il mondo materiale. Per noi è sufficiente comprendere al momento, almeno intellettualmente, che non siamo questo corpo materiale, non siamo né il corpo grossolano materiale, quello che è più facilmente percepibile, né il corpo materiale sottile, la mente, l'intelligenza e il falso ego. Noi siamo al di là, trascendiamo questi due corpi, andiamo al di là di questi due corpi. Questo io, l'anima spirituale, trascende questi due corpi. Hare Krishna. Questo per dare, per cercare di far capire
quanto elevati sono questi lila di Krishna, quanto elevato è il Radhakunda, che è intimamente legato ai divertimenti spirituali di Sri Krishna. Hare Krishna. Non mi dilungo oltre, se no non possiamo leggere il verso del Bhagavatam. Allora, leggiamo il verso del Bhagavatam. Oggi siamo arrivati al capitolo 12, che è intitolato Dialogo tra Maharaj Raughan e Jadabharat. Siamo nel quinto canto, quindi quinto canto, capitolo 12, verso numero 1. Raughan uvaca. Namo nama karana vigrahaya. Namo nama karana vigrahaya. Svarupa duchikrita vigrahaya. Svarupa duchikrita vigrahaya. Namo Vaduta Dvija Bandhu Linga. Namo Vaduta Dvija Bandhu Linga. Neguda Nityanu Bhavaya Tubhyam. Neguda Nityanu Bhavaya Nigudani tianu bhavaya tubhyam. Rauganu vacha. Namo nama karana vigrahaya. Svarupa tucci krita vigrahaya. Namo vaduta dvija bandulinga. Niguda nityanu bhavaya tubhyam. Raughan uvaca. Namo nama karana vigrahaya. Svarupa tucci krita vigrahaya. Namo vaduta dvija bandulinga. Niguda nityanu bhavaya tubhyam. Rauganu vacha. Namo nama karana vigrahaya. Svarupa tucci krita vigrahaya. Namo vaduta dvija bandulinga. Niguda nityanu bhavaya tubhyam. Raughan uvaca. Namo nama karana vigrahaya. Svarupa tucci krita vigrahaya. Namo vaduta dvija gandulinga. Niguda dityanu bhavaya tubhyam. Raughan uvaca. Il re Raughan disse: Nama. I miei rispettosi omaggi. Nama, omaggi. Karana vigrahaya. A colui il cui corpo emana dal Signore Supremo. La causa di tutte le cause. Svarupa tucci krita vigrahaya. Che ha rimosso completamente tutte le contraddizioni delle scritture, manifestando la sua verità. Nama, rispettosi omaggi. Avaduta, o Signore di tutti i poteri mistici. Dvija Bandulinga, con le caratteristiche di una persona che è nata in una famiglia di Brahmana,
ma non esegue i doveri del Brahmana. Niguda, coperto. Nitya Anubhavaya, a colui che ha una realizzazione spirituale eterna. Tubiam, a te. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Kija. Il re Raugan disse: o grande e nobile personaggio, tu non sei differente da Dio, il Signore Supremo. Per l'influenza della tua vera natura, tutte le contraddizioni apparenti contenute negli Shastra sono dissipate. Sotto l'aspetto di un amico dei Brahmana, tu nascondi la tua natura spirituale piena di felicità. Ti offro il mio rispettoso omaggio. Spiegazione. La Brahma Samhita ci permette di capire che Dio, la persona suprema, rappresenta la causa di tutte le cause, Sarva Karana Karanam. Rishabhadeva era una manifestazione diretta di questo stesso Signore Supremo. Suo figlio Bharat Maharaj, ora nel ruolo del Brahmana Jada Bharat, aveva dunque ricevuto il suo corpo da questa causa prima e per questo motivo è chiamato in questo verso Karana Vigrahaya. Il re Raugan disse: o grande e nobile personaggio, tu non sei differente da Dio, il Signore Supremo. Per l'influenza della tua vera natura, tutte le contraddizioni apparenti contenute negli Shastra sono dissipate. Sotto l'aspetto di un amico dei Brahmana, tu nascondi la tua natura spirituale piena di felicità. Ti offro il mio rispettoso omaggio. Hare Krishna. Mukankaroti vachalam pangullanga yate girim yate patam ahamvande shigurum dinatarinam. Offro il mio rispettoso omaggio al mio maestro spirituale, il liberatore di tutte le anime cadute. Per la cui misericordia un muto può diventare un eloquente oratore e uno zoppo può superare le montagne. Panchakalpato rupyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavane bhyo vaishnava bhyo namo namah. Offro il mio rispettoso omaggio a tutti i Vaishnavi, devoti del Signore, che sono come alberi dei desideri perché possono soddisfare i desideri di ognuno e come ceneri di misericordia sono pieni di compassione verso tutte le anime condizionate. Nashta prayeshpa padreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto quello che turba il cuore viene completamente distrutto e il servizio al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce in maniera irrevocabile. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, diamo una breve spiegazione di questo verso. Ci troviamo nel dodicesimo canto, è il dodicesimo capitolo, è il quinto canto, è il primo verso di questo capitolo, intitolato Dialogo tra Maharaj Raugan e Jada Bharat. In pratica è una glorificazione, una resa di omaggi da parte di Raugan a Jada Bharat, che è diventato il suo maestro spirituale. E in questo verso viene anche un po' descritta la natura del maestro spirituale, perché dice: per l'influenza della tua vera natura, tutte le contraddizioni apparenti contenute negli Shastra sono dissipate. E questo è il maestro spirituale. Il maestro spirituale ci permette di andare al di là di tutte le contraddizioni materiali. Srila Prabhupada dice per esempio che se una persona studia gli Shastra, i Veda, può trovare tante contraddizioni. Per esempio, i Veda dicono che gli escrementi sono impuri e se qualcuno tocca gli escrementi deve subito purificarsi con un bagno, ma gli stessi Shastra, gli stessi Veda dicono anche che lo sterco di mucca è invece
un escremento un po' particolare, perché è esattamente l'opposto di tutti gli altri escrementi. Invece di contaminare, purifica. Apparentemente i nostri sensi imperfetti, la nostra mente, la nostra intelligenza materiale vede una contraddizione. Com'è possibile? Gli escrementi sono impuri e gli stessi Veda dicono che bisogna purificarsi con un bagno per poter, appena si toccano gli escrementi, e invece poi viene detto che gli escrementi della mucca sono puri. Ma grazie al maestro spirituale noi possiamo capire che non è così, perché il maestro spirituale ci spiega che queste sono solo contraddizioni apparenti. Sono contraddizioni apparenti perché noi facciamo un'analisi attraverso la nostra intelligenza materiale, che è contaminata da kama, dalla lussuria, dai desideri materiali, il nostro desiderio di gratificazione dei sensi è imperfetta, non può comprendere neanche le leggi di questo mondo materiale, che dire di quelle del mondo spirituale. Quindi sono contraddizioni apparenti, e il maestro spirituale ci insegna che ci insegna ad andare al di là, di squarciare, di andare al di là dell'apparenza, di squarciare un velo sull'apparenza per vedere cosa c'è oltre l'apparenza. Noi ci dobbiamo sempre affidare a una persona esperta per poter comprendere le cose. Ecco perché la mattina cantiamo il Gurvastaga, e ci sono gli ultimi due. Gurvastaga significa la preghiera, sono gli otto sloga dedicati al maestro spirituale, Guru e Asta. Asta significa otto sloga dedicati al maestro spirituale. Gli ultimi due in particolare dicono Shakshadharitana Samasta Shastra, cioè il maestro spirituale deve essere considerato proprio Shakshat come Ari, Dio, la persona suprema, Shakshat Dharitana Samasta Shastra, lo dicono tutte le scritture. E questo vuol dire che lo dice Krishna, perché Krishna dice Vedais cha sarvair aham eva vediam, io sono colui che si deve conoscere attraverso i Veda, sono colui che ha composto il Vedanta Krit Veda Viddeva Chaham, sono colui che ha composto il Vedanta, colui che ha composto i Veda, colui che li conosce. E Krishna, negli Shastra, dice che il maestro spirituale non è differente da lui stesso. C'è un verso nel Bhagavatam in cui Krishna, spiegando a Uddhava, dice l'Acharya deve essere visto come non differente da me. Quando incontriamo il maestro spirituale vuol dire che noi abbiamo ricevuto la misericordia di Krishna. Quella è la prova che abbiamo ricevuto la misericordia di Krishna. Se una persona ha ricevuto la misericordia di Krishna, allora incontra un maestro spirituale autentico che gli permetterà di vedere Krishna. Perché gli permette di vedere Krishna? Perché il maestro spirituale è l'intermediario trasparente, come un vetro pulito, lucidato, completamente lucidato. Cosa fa il vetro? Il suo servizio qual è? È quello di lasciar vedere. Noi attraverso un vetro pulito possiamo vedere quello che c'è oltre il vetro. Se fosse anche un po' sporco oppure scuro, un materiale quindi non trasparente, noi non vedremo niente, anche se fosse sottilissimo. Vedete quanto è imperfetta la nostra vista. Basta un piccolo foglio di carta, anche molto sottile, e noi non possiamo più vedere niente. Ma se invece c'è un vetro trasparente, anche spesso, ma è trasparente, noi possiamo vedere quello che c'è al di là. Ed è questo il compito del maestro spirituale, è quello di, come un postino, dice Srila Prabhupada. Il postino, cosa fa il postino? Il postino porta qualcosa che non è suo, quello è il suo servizio. O come un cassiere, un altro esempio di Srila Prabhupada, è come un cassiere che conta milioni di euro. Noi abbiamo esperienza di questo. Un cassiere onesto cosa fa? Il suo lavoro è quello di contare tanto denaro, ma quel denaro non è suo, anche se conta milioni di euro, il suo servizio è semplicemente quello di contarlo, di tenerlo in ordine, questo è il cassiere, e poi di consegnarlo al vero proprietario. Se tenesse qualcosa per sé non sarebbe un cassiere onesto. E questo è il compito del maestro spirituale. Fa questi due. Oppure il postino, un bravo postino ci porta la posta così com'è, non è che poi prende la posta e ci scrive con tanti felicitazioni da parte oppure la apre, oppure la guarda, dice comunque guarda, o ci scrive qualcosa, fa un'aggiunta, no, il postino consegna la posta e noi siamo molto contenti del servizio che fa.
Talvolta siamo così contenti e anche ingrati che non ci rendiamo conto del servizio così importante che sta facendo, perché diventa una cosa scontata, ordinaria. Una cosa scontata, ordinaria, c'è il postino, mi porta la posta, però non è un servizio da poco, perché ti sta portando un messaggio così com'è, senza modificarlo. Questo è il suo servizio, questo è il servizio del maestro spirituale, che risolve tutte le contraddizioni apparenti contenute negli shastra. Se noi leggiamo gli shastra da soli, o con pretesi, ma ancora peggio con pretesi, maestri spirituali che non appartengono, non maestri spirituali autentici, che non appartengono ad una catena di maestri spirituali, rischiamo di vedere appunto tutto distorto, distorto e capovolto, come il mondo materiale. Vediamo tutto distorto e capovolto, non vediamo la vera realtà spirituale. Invece il maestro spirituale è l'intermediario trasparente, ci fa vedere quello che c'è, così com'è, senza aggiungere né togliere niente, senza aggiungere né togliere, così com'è. Questo è il maestro, questo è il compito del maestro spirituale. Ecco perché poi nell'ultimo shloka del Guru Vastava che dice Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasada Nagati Kutopi, cioè, senza la misericordia del maestro spirituale non è possibile ottenere la misericordia di Krishna. Guru Krishna Prasate Paya Bhakti Lata Bija, leggevamo ieri, no? Un verso della Chaitanya Charitamrita. Cioè, soltanto per la misericordia del Guru e del maestro spirituale insieme, combinata, noi otteniamo Krishna. Insieme, bisogna adorare contemporaneamente sia il maestro spirituale sia Krishna, perché Krishna si manifesta attraverso il maestro spirituale. Io, la manifestazione esterna di Krishna è il maestro spirituale. Il Paramatma per noi è il maestro spirituale, poi ci sono i sadhu, i shastra e le scritture autentiche. C'è anche un altro verso che descrive l'importanza del maestro spirituale, che cita tantissime volte anche dalla Bhagavad Gita Srila Prabhupada, un verso molto importante, che della Sveta Svatara Upanishad, che dice Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru, cioè solo a quelle grandi anime che hanno una fede implicita, una fede ferma sia nel Signore, sia nel Maestro spirituale, tutti i significati della conoscenza vedica sono automaticamente rivelati. Quindi bisogna avere una fede forte, Shraddha, sia nel Maestro spirituale, sia nel Signore Supremo, contemporaneamente. Allora tutti i significati delle scritture vediche, che provengono da Krishna stesso, possono essere rivelati, perché è Krishna stesso che vuole così, è Krishna che traccia la religione, traccia i dettami della religione. Noi non possiamo inventarci una nuova religione, non possiamo inventarci dei nuovi principi regolatori, no. Non possiamo, come noi non possiamo creare le leggi dello Stato. Ci sono dei legislatori che fanno le leggi, non è che ognuno, questo per fare un'analogia materiale, che dire del mondo spirituale, non è che ogni cittadino può farsi le leggi da solo, perché se lo fa è un delinquente, può essere passibile di punizione e può andare in galera, in carcere. Poi c'è un ultimo aspetto, giusto un minuto. In questo verso dice: sotto l'aspetto di un amico dei Brahmana tu nascondi la tua natura spirituale piena di felicità. Niguda, in un certo termine niguda. Perché se una persona non desidera avere conoscenza spirituale, Krishna nasconde sia se stesso sia i suoi devoti. Li nasconde. Infatti c'è un verso della Bhagavad Gita che dice Naham Prakasha Sarvasya. Sarvasya significa a tutti. No, non mi rivelo a tutti. Yoga Maya Samavrita. Samavrita significa coperto. Io copro la visione di una persona che non vuole vedermi. Se una persona non desidera vedermi, io non mi faccio vedere, mi faccio da parte. Non solo si fa da parte lui, perché Krishna non è mai da solo, ma si fanno da parte anche tutti i suoi compagni di Krishna, tutti i devoti di Krishna. E si fa da parte il maestro spirituale, che è il diretto rappresentante di Krishna. Quindi una persona non può incontrare Krishna, non può conoscere Krishna, se non c'è il desiderio sincero di avvicinare una persona esperta, una persona esperta che lo illumini sulla scienza di Krishna, sulla scienza di Dio. Krishna si nasconde, e anche il suo devoto si nasconde, viene nascosto da Krishna stesso, perché è detto che i puri devoti di Krishna si trovano ai piedi di Krishna. È come
se si fa del male o se si vuole fare del male ai puri devoti di Krishna, è come se si vuole in qualche modo fare del male ai piedi di loto di Krishna. Hare Krishna. Krishna tollera molto di più, ecco il punto è che Krishna tollera molto di più un'offesa a se stesso che non un'offesa ai piedi di un puro devoto e di un maestro spirituale. Spesso invece noi pensiamo al contrario, generalmente soprattutto per chi si trova all'inizio, per un neofito, un Kanishtha Adhikari pensa esattamente il contrario, no? È meglio che soddisfo direttamente Dio, Dio non sta nel cuore di tutti, è meglio che soddisfo direttamente Lui, e Lui è Dio, Hare Krishna. Sì, Lui è Dio, ma soddisfare Dio significa anche fare quello che Lui ti chiede di fare, altrimenti non stai soddisfacendo tu, in realtà è un paravento per cercare ancora una volta di soddisfare se stesso, tu stai cercando di soddisfare quello che tu, cercando di soddisfare una tua speculazione mentale, un altro desiderio materiale, tutti i desideri, dicevamo in questi ultimi giorni stiamo parlando della mente, nella mente nascono tutti questi desideri materiali. Hare Krishna, sì, con pochi minuti, alle 8:15. Quindi. Sì, c'è Corina che dice, io penso che la vita spirituale non faccia per me. Sì. Mica possono essere tutti Hare Krishna. Beh, Hare Krishna, Corina, grazie di aver fatto questo commento. In realtà noi siamo tutti Hare Krishna. L'anima è sempre pura ed è sempre non perde mai la sua caratteristica costituzionale di essere un eterno servitore di Krishna, però noi abbiamo la libertà di dimenticare Krishna, cioè se noi vogliamo dimenticarlo, Krishna fa in modo che noi lo dimentichiamo, quindi se tu non vuoi servire Krishna, Krishna fa in modo che tu lo dimentichi. Questo fa parte della nostra libertà, noi abbiamo una piccola porzione di libertà perché Krishna ha un'infinita libertà, noi anche abbiamo una infinitesimale possibilità di essere liberi e possiamo esercitare questo libero arbitrio, se vogliamo possiamo ricordare Krishna oppure se vogliamo possiamo dimenticarlo, ed è sempre Krishna che ci dà l'intelligenza. Anche un ateo perfettamente convinto che Dio non esista riceve questa perfetta convinzione attraverso Krishna, perché, come dicevamo anche qualche giorno fa, l'intelligenza è la forma direzione di Krishna. È Lui che fornisce l'intelligenza per ricordarlo oppure per dimenticarlo. Quindi se tu vuoi dimenticarlo, Krishna ti darà ogni facilitazione per poterlo dimenticare. Krishna soddisfa i desideri di tutti. Hare Krishna. C'è qualche altra domanda? Beh, sono le 8:15, possiamo anche chiudere qui se non ci sono altre domande. Ricordiamo sempre che è sospesa la Bhagavad Gita il martedì e il giovedì, è sospeso il libro di Krishna perché stiamo mettendo un po' a posto la sede, probabilmente ci trasferiremo in un'altra sede, poi vi faremo sapere. Quindi sono sospesi questi programmi, è rimasto solo il programma del mattino, potete collegarvi, alle 6:15 comincia il programma del mattino, poi c'è la lezione del Bhagavatam, fino alle 8:15 circa. C'è Bhakt Antonio che dice, grazie per la lezione e per la possibilità di condividerla con tutti coloro i quali non possono essere di persona in un tempio. Grazie Bhakt Antonio per l'incoraggiamento. Hare Krishna, continua a collegarti anche se ci sono... qualche volta può esserci qualche problema di collegamento, ma qui ci sono dei devoti molto esperti, molto bravi, che si danno sempre da fare, c'è Bhakta Mauro, c'è Krishna Prabhu, che sono molto, si stanno dedicando alacremente a questo servizio che è molto importante. Hare Krishna. Granta Raja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Gauranga bolite hobe punakashari
Hari Hari Balitana Ayane Mameni. বলিতে হবে পুনকসারি হরি হরি বলিতে না মামেনি গৌরাঙ্গ বলিতে হবে কাশরি হরি হরি বলিতে না জানে বাবেনি